Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti in un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Anche questa punta torna dal colore di Retro Computing. Oggi parleremo brevemente di Maple 5, un programma universitario di matematica per Commodore Amiga ed Apple Macintosh. Maple 5 funzionava anche su un singolo processore della famiglia 68000, ma era caldamente consigliato essere dotati di una FPU 68881 oppure 68882 per accelerare i conteggi. Sfortunatamente la piattaforma Amiga in Amiga 1000, Amiga 500, Amiga 600 e Amiga 1200, che erano praticamente i computer entry level per il segmento home computing, hanno sempre avuto poca RAM e nessun socket vuoto per aggiungere una FPU. Anche l'Amiga 2000, che si proponeva quando fu inizialmente offerto al pubblico, per essere una macchina che avrebbe dovuto essere high-end di fascia alta per Commodore, ecco, de fatto l'Amiga 2000 era un'Amiga 1000 a cui erano stati aggiunti slot ISA e slot Zorro. E anche l'Amiga 2000 ha sempre avuto, sempre e solo, il povero 68000, la stessa CPU dell'Amiga 500, dell'Amiga 1000 e dell'Amiga 600. E l'Amiga 2000 non ebbe mai nessun vano per mettere una FPU. La piattaforma praticamente non fu mai aggiornata, né espandendo la memoria sulla scheda madre, rendendola diciamo macchine sempre Amiga 2000 ma con una scheda madre con più RAM in bando sulla macchina, tantomeno fu cambiato il microprocessore, tantomeno fu mai messo sull'Amiga 2000 un socket vuoto per una FPU. Braccino corto di mamma Commodore nel mettere RAM sugli Amiga, braccino corto di mamma Commodore nel non mettere socket per FPU, braccino corto di mamma Commodore nel non aggiornare la CPU delle proprie macchine, anche quelle di fascia bassa. Cosa strana, perché Apple non è che faceva questa politica, anzi, gradualmente negli anni le macchine furono aggiornate, per quanto c'è da dire che la multimedialità degli Apple Macintosh furono sempre, diciamo, parecchio carenti anche nel multitasking e nella multimedialità rispetto alla piattaforma Amiga, e nonostante la piattaforma Amiga non fu mai aggiornata da Commodore. Comunque, tornando al tema principale di Maple 5 girava anche su Commodore Amiga. Il programma Maple 5 girava infinitamente meglio su Apple Macintosh, dato che tutti i Macintosh Entry Level degli LC, LC1, LC2, Classic 2, Color Classic, senza contare le macchine più potenti di fascia alta, avevano sempre un socket vuoto per mettere una FPU. Inoltre avevano sempre il disco fisso in bundle e quindi potevano e poi potevano essere espansi nella RAM aggiungendo memoria in modo più semplice e più potente rispetto alle possibilità di Amiga 1000, Amiga 500, Amiga 600, Amiga 1200, tutti i computer dell'architettura chiusa. Oggi il programma Maple 5 può essere scaricato gratis da internet per Macintosh OS. Eccoci qui, siamo su Macintosh Repository e come potete vedere qui è possibile andare a scaricare le versioni del Maple 5. Maple 5 Release 5.02, che questo archivio è compresso con Stuffit e funziona sotto System 7, 7.6 e macOS 7 e Mac fino a macOS 9. E sono appena 2.42 mega, quindi niente di particolare. Poi abbiamo un'altra versione per sempre Release 5, questa è una versione un pochino più vecchia, questa è la 5.02, e quindi niente, come potete vedere, diciamo, l'architettura, questi sono sia per 68000 che Power PC. Quindi li potete utilizzare sostanzialmente sia su Macintosh motorizzati con 68000 che con il Power PC. Il programma è gratuito. Il link lo trovate praticamente in descrizione, oppure basta andare su Google a cercare Macintosh Repository. Ok.
in descrizione trovate anche il link per scaricare il manuale di Maple 5. Questo era un brevissimo ricordo al programma Maple 5, che funzionava sia su Macintosh che su Commodore Amiga, un programma universitario, quindi sui Commodore Amiga non ci giravano soltanto i giochi e i programmi di produttività personale, ma c'erano anche splendidi programmi per diciamo il tipo educativo, in particolar modo di tipo matematico e universitario. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.